cari amici, il bene, 18 ragazzi, luglio torniamo in diretta e siamo pronti per far cominciare la tavola rotonda annunciata da Marco Marchese. Quindi cominciamo proprio col chiamare Marco Marchese, che dovrebbe risponderci immediatamente. Sarà colui che modererà questa tavola rotonda. Ecco, Marco, ci sei? Sì, ci sono, eccomi qua. Perfetto, allora prima di andare avanti aggiungiamo gli altri partecipanti, quindi Donato Volpicella, abbiamo detto, poi Riccardo Cristiano, poi Luigi Mazzotta, poi Giovanni Pateo. Chi mi sono dimenticato? Gianni Colaciona. Guarda la lista, sì. E ok, arrivano. Qua è la lista completa, sì. Ecco ragazzi, ci siete tutti? Pare di sì. Qua. Siamo tutti qui. Questo bene, allora era un bellissimo. Festival di Sanremo, no? Siamo talmente ambiziosi che facciamo anche. Ma scusa, vengo da te a questo punto. Il dopo congresso facciamo, ragazzi. Il dopo congresso. Le voci di corridoio del congresso, ecco. Vai Marco, scusa. No, niente, mantengo la presidenza, cosa faccio? Sì, modera la riunione sicuramente. Modero diciamo questo chiacchiere di libertà dopo questa giornata congressuale. Allora, faccio un brevissimo intervento io, che è questo. La giornata congressuale è andata bene. Sarebbe stata veramente perfetta se non avessimo subito quasi un boicottaggio, ma non lo definirei neanche un boicottaggio, perché mi piace davvero che ci siano state queste defezioni, queste persone che per evitare di andare in scontro con non si sa che cosa hanno ritirato la loro partecipazione. Certo, questo non si può imputare a Luca Nicotra, che invece è intervenuto, a Mina Welby, che è intervenuta, a Donatella Corleo, che è intervenuta, e a tutti gli altri ospiti, insomma. Però un po' dispiace che queste persone abbiano detto no, non interveniamo, cioè rinunciamo ad intervenire su TV Radicale, perché questo potrebbe essere preso come uno scontro, quando invece potevano venirci a portare che se non sono intervenute su TV Radicale sono d'accordo con questo discorso, che il nome TV Radicale non vada bene. Io siccome no. Ho l'anima, non aspetta, ho l'anima ribelle, un po' quando Riccardo di pomeriggio mi ha detto: Marco, guarda, ho appena registrato figura radicale.tv e ho avuto un riflesso di ma ci mettiamo a fare queste cose. E no, fa finire di parlare mo. Ma non possiamo allora usare una sola webcam che si vede molto meglio? Sì, vagliela a spiegare, che ti devo dire. Quindi dico, no? Cioè se chiudi di là e vieni di qua. Sei spento, vabbè. Quindi stavo dicendo che ho avuto un riflesso un po' incazzato, e poi alla fine ci ho riflettuto un po' e ho fatto una cosa molto semplice. Sono andato su Top Host, io ho chiesto l'iscrizione di tvradicale.org. Adesso è disponibile. Un po' da ridere. Allora, costa una cazzata. Se volete, voglio dire, fatelo. Io, il mio riflesso è stato questo poi oggi, no? E quindi alla fine è vero che al primo acchito mi sono incazzato con Riccardo, abbiamo detto questa cosa, e poi invece io, allora, quindi punto tv non si può, punto org non si può, l'ho registrato io, se c'è qualche altro c'è libero, punto bit, punto info, punto net, punto che cavolo ne so, punto, punto com,
www.fondazione.eu, quindi c'è da scegliere. Ecco, intanto se convinto utilizziamo una sola webcam. Sì, e allora aspettate che il microfono. Sente anche là. Il mio audio in questo modo lo sentite? Sì. Bene. Allora, chi un po' basso, un po' basso. Un po' basso? Ci si voleva intervenire Giovanni. Io sì, no, volevo semplicemente dire che non è... mi sentite? Sì, Giovanni, vai pure. Sì. Ok. No, volevo semplicemente rispondere a Marco quando ha detto che evidentemente coloro che non si sono presentati, cioè che avevano prenotato l'intervento e che non si sono presentati a parlare, sono d'accordo con perché non fossero stati d'accordo, sarebbero potuti venire qui a dircelo in faccia, a parlarci chiaramente e a ricevere le nostre risposte. Non presentarsi invece non è non essere d'accordo, non presentarsi è qualcosa di peggio, è qualcosa che non ti permette di confrontarti con la persona con la quale invece vorresti confrontarti, quindi è molto peggio. Siccome io ho sentito... qualche uccellino mi ha detto anche i nomi di queste persone, in particolare uno che vabbè non faccio, però sono molto molto... No, perché è indelicato, però è bene parlarne, poi... Certo. Insomma, comunque, sono stato in particolar modo da uno di questi, ma questo è relativamente importante, insomma, molto molto deluso da questa assenza, ecco. E secondo me, sì, come ha rilevato Marco, effettivamente è il punto fondamentale negativo, perché ci sono stati molti punti positivi, tra i punti, diciamo, un po' così, c'è questo che non si sono presentate queste persone, e io più che dire quello che ho detto, volevo sentire, insomma, voi cosa, in base alla vostra esperienza, in base, insomma... Cosa ti mette a piangere? Vuole parlare? Sto diventando vecchio, forse, no? Sì, ma vi sentiamo un po' lontani, ragazzi. Senti che voglio parlare io. No, stai tremendo per parlare. No, parla, non è parla, vero, parla, assolutamente. Parla. Diciamo che è stato un gesto d'impulso quello di registrare tvradicale.it, ma non me ne pento. .tv, ma non me ne pento. Anche perché, tra l'altro, secondo me, .tv è .tv, cioè è TV, proprio quello vuol dire. Poi se ci vogliono fottere proprio radicali, tvradicale.it, ma io non glielo do perché mi impunto, a maggior ragione come ha detto Giovanni poco fa, siccome hanno fatto un gesto di sfida non venendo qua, perché è più un gesto di sfida quello di non venire, snobbare le persone. È un boicottaggio. È un boicottaggio, quello che vuoi. Io li boicotto ancora di più ribellandomi a questa cosa, cioè i radicali veri sono quelli che fanno le cose, non quelli che versano le 100 euro, le 300 euro, le 500 euro, le 600 euro della quota che mi chiede De Lucia. Io vado fino in fondo, quello voglio continuare a dire, sempre. Bene, chi chiede la parola? Io di nuovo, se posso. Ah bene, certo, vai Giovanni. No, voglio semplicemente rispondere a Riccardo, come gli avevo scritto già in chat, ovviamente ha fatto un intervento molto coraggioso e per me lui è il falco, il vero falco dell'associazione, quello che non guarda in faccia a nessuno. E questo ha degli effetti positivi, dei pro e dei contro, nel senso che in particolar modo l'intervento di Nicotra, oltre che essere, come ho scritto pure in chat, un Alexio Magistralis, perché io sono particolarmente bravo, ignorante, bravo. Io sono particolarmente ignorante, però ho visto che Roberto, insomma, si intendeva di più, però è stata davvero un'erudizione che mi ha molto molto interessato, io ho preso appunti con entusiasmo, mi ha fatto, ecco, mi ha restituito quell'entusiasmo per la web TV radicale che queste persone, questi grossi nomi che non si sono presentati, invece devo ammettere che mi avevano un po' tolto. Però a Cristiano volevo, ultima cosa, poi lascio 14, la parola. 14, Marco, 14. Bene. 14? Vabbè. Ci guardano i 14. Stavamo chattando un'informazione di servizio. Ah no, scusa, niente, certo. Nel senso, no, ci stanno seguendo in 14 punti, per cui voglio dire... siamo seguiti, questo dibattito che stiamo facendo è seguito dai congressisti. Allora ciao mamma, saluto visto che siamo in tanti, no?
No, vabbè, a Cristiano volevo dire semplicemente che, anzi, vorrei, ti faccio una domanda. Giovanni, devo scioglierti un dubbio, siccome qui ci chiamiamo tutti per nome, Cristiano è il cognome, il nome è Riccardo. Ah, scusami, io ho preso gli appunti con i cognomi, scusa. Dell'intervento in parte di deliberato che io appunto in minima parte l'ho apprezzato, ma soprattutto di Nicotra, non in riferimento all'Lectio Magistralis, ma in riferimento a quello spirito d'aggregazione, a quell'essere intelligenti. Io ho preso pure appunti su questo, infatti mentre si parlava io facevo dei gestacci, non so, cioè delle mie espressioni facciali, non so se le avete notate, cioè dicevo che significa essere intelligenti, che significa fare aggregazione, cioè, io l'ho capito pure questa cosa, a me ha dato l'impressione di come dire siate diplomatici, porgetevi meno, fate meno... non state troppo sulle vostre posizioni, cioè dovete essere più morbidi, ma a me dà fastidio essere morbido in questo caso, perché devo essere morbido io come associazione? È fortuna che ci arriviamo verso niente, cioè, a me sembra una cosa, siccome io non ho interessi in questa situazione, non ne ho proprio perché non ci guadagno, lo faccio per un puro spirito radicale, lui invece probabilmente ci guadagno, loro probabilmente no. Luca no, quelli che si sono assentati. Luca no, ragazzi, io non sto parlando di Luca, capisci? Io sto parlando del contesto in cui si inserire. Io ti sto dicendo. Non si sente. Di aggregarsi. Non si sente. Mi senti? È bassissimo. Adesso mi senti? Ancora più basso. Adesso come si come sente? Mi senti? Radicali, a quelle del partito radicali ufficiali, io in quel caso dico, siccome si parla di interessi, ma gli interessi quali sono? Non sono solo gli interessi economici, sono interessi di visibilità. Lui quello voleva dire voi dovete come si dice, ingoiare la pillola amara per poter arrivare oltre, che è quello poi che lui aveva fatto quando parlava del Fatto Quotidiano, dell'ateo. Cioè lui questo ti voleva dire, cioè se vuoi far parte di questo mondo ti devi saper piegare, cioè a piegare intendiamoci a 90 gradi in quel caso. Ma non credo che abbia detto questo Riccardo. No, io comunque l'ho capito un po' così, poi può darsi che mi sia sbagliato, comunque che lui voglia far parte della TV radicale, a quanto ha detto lui è quello che praticamente dovremmo fare noi, cioè noi non dovremmo escludere niente, noi non escludiamo, sono gli altri che ci escludono, quelli che non sono qua stasera. Cioè, noi gli abbiamo dato l'invito, quindi noi in questo non stiamo sbagliando, non siamo noi che siamo esclusivi nel senso di esclusività, cioè sono loro che si autoescludono, capisci? Cioè, noi siamo nel giusto, il discorso che ha fatto lui a noi lo doveva fare alle persone che non si sono presentate. Basta. Allora, io volevo dire una cosa, cioè, quello che è accaduto nelle ultime ore sono accadute delle cose che per la pratica radicale sono gravi, perché noi negli ultimi 3 giorni... dopo che abbiamo messo in piedi questo progetto sul quale nessuno ha avuto da ridire, negli ultimi 3 giorni si è scatenato un vero e proprio boicottaggio, perché abbiamo avuto non una persona qualsiasi, ma il segretario dei radicali italiani, Mario Staserini, che in una riunione è venuto a dirci: non ci piace che voi utilizzate l'appellativo radicale, lo dovete cambiare, il progetto va bene ma questo lo dovete cambiare. Se decidete di mantenere questo nome, noi non vi riconosceremo come associazione radicale, nonché partiranno azioni legali, carta bollata a tutela del marchio. Quindi, al di là del giusto, del sbagliato, se la cosa è conclusionata o sconclusionata, resta comunque il dato politico. Poi è avvenuta la cosa strana, cioè veramente grave, che nel volgere di poche ore sono venuti meno interventi che erano stati annunciati con vero e sincero entusiasmo. E certo, certo. Perché evidentemente dietro le spalle qualcuno si è mosso e ha detto no, non andate a parlare dell'altro, certo. Perché se questa cosa, cioè poi, ma veramente i personaggi che dovevano intervenire, ma veramente mi è sembrato strano questo comportamento, un vero comportamento da boicottaggio. Io lo voglio dire, perché potevano venire a dirci: secondo me è sbagliata insistere in questa proposta, emendatela,
perché questo, potevano dirci 10.000 ragioni possibili e immaginabili per tentare di convincerci, no, hanno preferito non intervenire boicottando dei lavori congressuali che invece hanno avuto ugualmente successo, e quello che dovevamo fare ha funzionato bene. Era di merda e oggi invece è andato tutto bene. Chi vuole intervenire? Roberto? Io dopo, se mi fate dire qualcosa. Dai Luigi, però mandaci il video, Luigi. E vabbè, mi sono messo un po' a letto, perché lo sai. E vabbè, fai meglio. Siamo nell'ora, siamo quelli della notte in questa fase, quindi tu sei il nostro paziente inglese, quindi... Allora, vai. Ragazzi, brevemente, allora, io devo rivalutare molto l'intervento ascoltato da, come si chiama, Agorà? Luca Nicotra. Da Luca Nicotra, perché Luca Nicotra, in effetti... Sì, ha posto la cosa, diciamo, in modo lineare, nel senso che lui dice che noi non dobbiamo andare in scontro con nessuno, noi dobbiamo proseguire la nostra strada per come sta andando. Se è il caso, diciamo, di cambiare il nome, secondo me noi il nome lo possiamo anche cambiare. Non è questo il problema alla fine, non è il nome. Sì, Roberto giustamente dice, eravamo partiti con la web TV radicale, tutti ormai ci conoscevano già un po', ma in effetti il nome secondo me si può anche sostituire, ed in fondo poi portando avanti sempre delle... Ma vediamo sul nome a dominio cinese. No, ma per dire... Com'è il coso cinese là? Tempo. Cioè, quello che sono importanti poi sono le iniziative, sono le battaglie radicali che poi noi portiamo avanti, capito? Cioè, magari le chiamiamo sotto l'altro, non lo so, chiamiamole TV liberale. Cioè, non lo so. Noi su questo è una cosa che ce l'abbiamo ben chiara. Quello che Staderini deve venirci a spiegare è perché non possiamo utilizzare la nuova TV radicale. Perché se c'è una ragione. Perché se c'è una ragione, noi le ragioni forse le capiamo fin troppo bene, e la ragione di fondo è quello che tutto deve essere controllato a via di Torre Argentina e precisamente al numero 76, e che tutto ciò che non può essere direttamente controllato dal numero 76... Questa cosa, il fatto che non sia gradita, ma noi ce ne dobbiamo fregare altamente, noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada. Non poniamo proprio il problema del nome, se ce ne fosse, andiamo avanti appunto, con il nome. Andiamo avanti per la nostra strada, il problema del nome, alla fine cioè noi lo abbiamo superato, sono loro che poi dopo si renderanno conto dell'errore che hanno fatto. Capito? Cioè, Roberto oggi lo regala a Pannella e vediamo cosa risponde a Pannella. Poi dico, io oggi per riflesso mi sono registrato tvradicale.org e Riccardo per riflesso tvradicale.tv, poi si vede, cioè, questo non lo so. Cioè, il problema del nome secondo me è risolvibile, la cosa importante è che noi insomma dobbiamo fare in modo di non distrarci e invece rafforzarci, fare in modo che questa insomma iniziativa che stiamo portando avanti possa aggregare altre nuove persone, facciamo nuove iscrizioni, pensiamo a noi, pensiamo a quello che stiamo facendo e quello che potremmo poi continuare a fare in seguito. Poi tutto il resto, l'oro, la Torre Argentina, ma tanto non si sa alla fine, io lo so dall'inizio, io sono uno dei primi oppositori all'interno del partito, sono sempre stato così, cioè sono il segretario a Napoli, ma a me non me ne passa un cazzo, né della Lidia Bernardini, né di quell'altro, né di Turco, ma cioè non mi interessa, io porto avanti le idee, capisci, porto avanti le idee radicali, ma poi... Minuto. Sì, come no? Io
sono assolutamente d'accordo con te, nel senso, in effetti tutto questo entusiasmo che mi è venuto meno a causa di questa gente che non si è presentata, forse eccessivo, forse una mia reazione personale, eccetera. Assolutamente sì, le idee sono molto ma molto più importanti piuttosto che il riconoscimento. Sì. C'hai perfettamente ragione, bisogna risollevarsi dopo gli sgambetti, andare avanti, l'idea Web TV Radicale è più bella che prima, è tutto quello che io vogliamo. Io sono convinto, l'unica cosa che voglio... progetto. Sì, sì, ma assolutamente sì, poi ce l'hanno confermato anche altre persone che sono venute a parlare. Sì, Nicola ce l'ha confermato. Io... Certo, e infatti, voglio dire, lui soprattutto, certo. Però è un po' diversa secondo me la questione, perché se come Web TV Radicale ci si pone l'obiettivo effettivamente di andare proprio lì dove ci stai tu, a Napoli, dove c'era Donatella, Palermo, cioè le associazioni piccole, radicali, non i parlamentari, e allora noi... come ci presentiamo a queste piccole associazioni se non abbiamo un riconoscimento da Roma che riconosce quelle piccole associazioni la cui iniziativa noi vogliamo sponsorizzare? Mi spiego? Sì. Per questo motivo, sì, sono perfettamente d'accordo sul fatto che non è fondamentale, però nell'approccio, nel rapporto alle quelle piccole associazioni radicali di provincia conta, hai capito? È quello il problema bisogna superarlo, non so come. Io non bisogna... vorrei dare la parola a Donato perché è rimasto terribilmente silente, ma anche durante il premiamo per ascoltarlo. Grazie. No, il congresso è stato molto interessante nonostante le cattive premesse. Gli interventi, secondo me, hanno confermato quello che è il buon lavoro che è stato fatto, soprattutto quelle che sono le potenzialità di questo strumento. Cioè, secondo me ci sono ancora molte potenzialità inespresse che potrebbe dare la nostra costituenda associazione. Ovviamente non possiamo non tener conto di quelle che sono state le defezioni e andare avanti senza che sia successo niente. Quindi adesso noi stiamo tenendo il congresso con questa proposta di statuto. Indipendentemente da come andrà il congresso, da quello che deciderà sul nome, sullo statuto e le mozioni varie, io credo che comunque non si possa fare a meno di avere un collegamento e un contatto con radicali italiani, cioè in base anche a quelle che sono le finalità dell'associazione che andiamo a costituire. E non è pensabile che le cose in casa radicale cambino perché c'è un gruppo di persone come noi che magari fa lobbying e le vuole cambiare. Insomma, abbiamo visto quello che è successo all'ultimo congresso. All'ultimo congresso, bene o male, si è costituita una lista che poteva essere vista così un po' oppositrice di quello che era, diciamo, il dominio in casa radicale. Però nonostante questa lista ha avuto degli eletti nel Comitato Nazionale, io credo che non ci siano state le condizioni comunque per cambiare, perché è difficile che si possano cambiare le cose senza che si convinca, diciamo, chi decide nel partito. Insomma, io credo che non si possa fare a meno di tenere conto di quella che è la realtà che noi non accettiamo, ma che purtroppo c'è in casa radicale. Allora, se noi ci vogliamo porre come associazione di servizio per le associazioni, per le singole realtà radicali, come possiamo farlo se queste in gran parte
ci rifiuteranno, e questa è una cosa che è probabile che accada, così come è accaduto oggi per gli interventi di prestigio. Noi non dobbiamo, non possiamo far finta che Roma non abbia un'influenza sulle associazioni, i punti di riferimento locali, e questo non si rispecchi nei rapporti che poi questi avranno con noi. Quindi poi noi alla fine il nostro progetto, indipendentemente da quelle che sono le scelte del congresso, come potrà essere di aiuto alla realtà locale? Noi possiamo fare i radicali, gli iscritti radicali, no, anzi noi possiamo fare i radicali non essendo magari iscritti a radicali italiani, o al limite con una politica che come minimo non è condivisa da radicali italiani, perché costituiamo un'associazione politica che quindi intende far politica. Quindi io credo, Donato, che questo bisognerà tenerne conto, Donato, indipendentemente dalle scelte che stiamo facendo. Radicali italiani, però non è sul progetto, è sul nome. E se ci sarà in futuro un ostracismo, addirittura un boicottaggio, io mi comincerei a chiedermi se questi radicali di oggi sono i radicali che noi conosciamo e che noi vogliamo. E qui si apre un problema politico importante, e non credo che siamo noi che dobbiamo, diciamo, eventualmente nascondere questo problema, ma semmai esaltarlo per affrontarlo, metterci le mani dentro, sporcarci le mani, lottare anche al nostro interno per far prevalere poi quella che è una ragione sensata. È perché quello che è accaduto è grave, è con un problema politico importante. In più, volevo dirti, noi dovremmo anche capitalizzare questa nostra esperienza, perché vedete che noi stiamo facendo un congresso online con procedure dove garantiamo il voto palese attraverso misure di sicurezza che non permettono guastatori, garantiamo il voto segreto attraverso procedure di sicurezza che garantiscono l'assenza di guastatori. E questa esperienza di fare un congresso online, capperi, nemmeno Radicali Italiani sta riuscendo a fare un congresso anche online, ma glielo prestiamo noi questo know-how, visto che oggi abbiamo dimostrato che questa piccola associazione riesce a fare cose. Luigi, dai, giusta cosa ti ritorno. No, ma stavo ascoltando. Lo so, però intanto c'è il ritorno. E quindi dicevo che questo know-how che noi stiamo creando, certo non è che me la voglio tirare addosso, ma cioè, quello che abbiamo creato, quello che abbiamo messo online, il forum, la possibilità dell'audio-video, tutte queste cose che prima, c'erano pure prima, non è che non c'erano, però l'incapacità di tanti altri, anche nella nostra radicale, di non aver saputo metterli insieme, cazzo, dobbiamo essere orgogliosi di averli messi insieme noi. E quindi il problema anche di dire no, dobbiamo abbassare la testa perché noi il rapporto con radicali italiani ce lo dobbiamo avere. Sì, questo è un problema vero, ma la strada che dobbiamo percorrere è quello proprio di sollevarlo questo problema per aiutare l'area radicale a migliorare, non a peggiorare, perché altrimenti la prossima volta possono venire a sindacare anche nell'associazione, magari può venire qualcuno e può incominciare a mettere delle condizioni Sì. Studendo su dei nomi. Roberto Mancuso non può fare il presidente, Roberto Mancuso non può fare il direttore, Riccardo Cristiano non può fare il presentatore, che ne so, c'è questo diciamo ingerenza, no? Il nome può essere il viattico di una deriva, questa può essere l'inizio di una deriva che va assolutamente bloccata, anche a rischio e a costo di andare scontro. Ma io sono per la denuncia di quello che è successo, cioè io ritengo che quello che è stato fatto nei nostri confronti è grave e va denunciato, ma noi
i radicali italiani, questo lo denunciamo, non lo possiamo denunciare come associazione, perché non ce n'è data la possibilità, lo possiamo fare come singoli iscritti, come singole associazioni. Bravo. Cosa vuol dire, mi rispondi, cosa vuol dire liberale, liberista, libertario in questo caso, scusami. Riccardo, però questo è un discorso che, cioè, io sul discorso di Marco sono d'accordissimo, ma proprio, ma come avevo detto anche alla riunione che abbiamo fatto l'altra volta, ma lo sottoscriverei mille volte. Il problema è un discorso sul metodo, che soprattutto in ambito radicale il discorso sul metodo è molto, ma molto più importante, perché va a toccare quegli ambiti che Riccardo diceva, dov'è che sei liberale, libertario. Io sono d'accordo, però non vorrei che per fare la battaglia si lasciasse un morto a terra, un morto che è questa associazione, un morto che dovrebbe invece fare, insomma, che è appena nato, è neonato, un infanticidio. Perché, ecco perché Donato, secondo me, ha ragione dicendo che lo dovremmo fare come iscritti e non come associazione, perché tu, per affrontare il problema, tu nel senso di iscritti all'associazione TV radicale, per affrontare il problema, come dici tu giustamente, gravissimo, evidentemente annoso, e voi lo sapete meglio di me perché io non sono attivo politicamente da così tanto tempo, che sta nascendo in questi ultimi anni i radicali italiani, bisogna affrontarlo, non lo so, in maniera parallela. Non so se sono pienamente d'accordo con Donato, nel senso che bisogna affrontarlo singolarmente. Secondo me un'associazione può affrontarlo, ma un'associazione prettamente, puramente, meramente, schiettamente politica. Noi siamo anche un tramite, non siamo solo un'associazione politica. Un radicale Calabria, come la tua o una Aglietta di Torino, può farla senza guardare in faccia a nessuno questa battaglia. Può farla senza guardare in faccia a nessuno, perché la sua associazione non ha nulla da perdere. La nostra invece, sempre per quel presupposto di voler far coesione tra le piccole associazioni, ha tutto da perdere. Quindi, cioè, io, secondo me, noi siamo tutti d'accordo sul fatto che sono state fatte delle cose davvero poco radicali, ed è la cosa peggiore che si possa dire se sono fatte da chi dovrebbe essere l'istituzione radicale. Però sul come che ci dobbiamo mettere d'accordo, questa battaglia la facciamo, la faccio, va benissimo, sono d'accordo, ma come? Uccidendo TV Radicale, questo progetto bellissimo, non lo so, mi sembra, cioè, hai capito quello che voglio dire? Posso prenotarmi pure io a dire una cosa? Vai Gianni. Allora, io volevo dire, intanto, per quanto riguarda gli assenti, che in generale non dobbiamo farci condizionare da chi non c'è stato, ma eventualmente, anzi, vorrei farmi condizionare da chi è stato, da chi è presente, da chi sarà presente e da chi voterà. Perché chi non c'è stato ha voluto, adesso sempre facendo la tara del beneficio del dubbio, anzi della presunzione di non colpevolezza, di innocenza, cioè, perché poi può essere che ci siano stati anche all'ultimo momento problemi, adesso non voglio, per carità, però comunque, certo, la combinazione è molto, molto strana. In ogni caso, chi non si è espresso non può avere un peso politico. Cioè, se ti esprimi hai un peso politico. In qualche modo questa cosa l'ha capita anche Mario Staterini, ci ha mandato un'email che era in qualche modo una dichiarazione ufficiale, ha parlato con noi nel comitato promotore. Per il resto non vedo perché bisognerebbe farsi condizionare. Allora, per quanto riguarda il fatto del nome dell'associazione, su chi ci perde e chi ci guadagna, allora, noi siamo un'associazione che ha ovviamente una connotazione politica e intende fare politica attraverso l'informazione. Ora, guarda caso, le persone che sono in qualche modo più o meno latitanti, tra virgolette, sono proprio coloro che in qualche modo riescono ad avere una visibilità in altri contenitori. Chi scrive, chi comunque sia responsabile di associazioni più importanti, e in qualche modo la visibilità non gli serve TV Radicale per averla. Ora, le associazioni locali a cui noi ci rivolgiamo, a cui insomma abbiamo sempre avuto una certa attenzione, non credo che possano permettersi di attendere un passaggio su TV Radicale, su Radio Radicale, per avere un minimo di visibilità, oppure che gli arriva la RAI
o Canale 5 o la 7 a chiedere, oh, ma qui l'associazione locale radicali di non so di dove, non credo che se lo possano permettere. Allora, TV Radicale, riconosciuto o meno, quello che sia, con alcuni nomi qui presenti e niente, ovviamente scusi il mio, di gente già inserita nell'ambiente e che comunque c'è una certa nomea anche come militante, è una garanzia comunque sia di un ambiente limitrofo alla cultura radicale e che comunque dà una visibilità che altrimenti non avrebbero. Dopodiché le associazioni, appunto, e il discorso è questo, dopodiché restano gli eventi a cui non possiamo essere esclusi di filmare o di girare. Abbiamo interviste fatte nonostante appunto questa specie di spina nel fianco la fossimo stati già da tempo, e interviste fatte anche ai Glialetti, a Marco Pannella, a tutti gli altri che dovrebbero di punto in bianco fare corpo unico e spiegarci poi come tornerebbe il discorso dell'ostracismo dell'informazione quando all'interno comunque sia di un ambito radicale rifiutano di andare sul web, per quanto miseramente possiamo diffondere questo loro messaggio, questo nostro messaggio, perché il mondo radicale è un messaggio radicale, non è che diamo voce alle persone, diamo voce alle idee. Quindi appunto il discorso è, sì, Mario Staterini, adesso poi tra le altre cose, cioè il discorso sul nome, io spero che ci siano proposte in forma di mozioni, pure che si possano chiamare, che ne so, Radio Maria 2, va bene pure, va bene pure quello. Se c'è una maggioranza che lo vota, diventa una questione politica rispetto della legalità congressuale. Quindi ciascuno di noi che non ha, e coloro che ci seguono, che non ha appunto, che pensa appunto che bisognerebbe arrivare a un compromesso e quindi modificare questo nome in qualche modo per rendere più fruibile, per rendere più semplice e meno conflittuale la questione, elabori una mozione. Io tra le altre cose volevo anche dire a Marco se ricordava quando è possibile il discorso delle mozioni per presentarle, il numero minimo degli iscritti, quanti devono essere, facendo il calcolo di quanti ormai si sa quanti sono gli iscritti al congresso, ci deve essere una percentuale. Facciamolo sapere anche a chi ci segue, così che uno si possa preparare per presentare una mozione. Sta tutto nel regolamento in modo molto sì, chiaro. No, dico sì, lo so che sta nel regolamento, magari lo diciamo durante la diretta, lo ricordiamo su una chat per dire, perché così queste idee si convogliano in forma di mozione quanto prima. Ed è interessante anche quello che diceva Stefano Russo, che non so perché poi dopo non lo vedo, cioè che queste mozioni in qualche modo relative al nome e alla modifica del nome dovremmo fare in maniera che dalla proposta alla votazione passasse un minimo di tempo per poterci riflettere, perché altrimenti ti arriva l'idea, oh sì è bella, poi dopo ne arriva un'altra, ma era meglio quella, però ormai il voto è passato, insomma, non so adesso come si potrebbe organizzare questa cosa, però certo, su una cosa così importante, che comunque sia ci vincolerebbe per un anno, fino al prossimo congresso, ma comunque tanto anche un anno, bisognerebbe avere la possibilità di riflettere un pochino, anche su questo, diciamo, io posso registro una caratteristica un po' a orologeria dell'intervento di Mario Staterini, perché se questo out-out fosse stato proposto prima, beh, ci saremmo mossi e sarebbe stato utile muoversi per tempo per sollecitare anche una riflessione su eventuali nomi, meditarli, ponderarli, senza che poi si arrivasse insomma anche a idee che poi appunto sarebbero un copia e incolla, perché Radio Radicale, TV Radicale TV, oppure insomma non è che si disinnescherebbe il meccanismo, sarebbe insomma ovviamente ugualmente conflittuale. Ecco, quindi insomma in questo senso, poi non dimentichiamoci che comunque sia Roberto ha fatto una mossa politica che era legittima ma non dovuta, di donare espressamente a Marco Pannella il dominio, che era un'altra delle questioni che erano in piedi di Radio Radicale. In questo dominio, mi sembra insomma un passo avanti nei confronti del partito di Dora Argentina, di questa sorta di burocrazia sia stato fatto, non è indifferente, perché insomma un dominio legalmente è di chi per primo se l'è registrato, insomma questa è una cosa importante, non mi sembra, mi sembra un passo avanti comunque sia dal gruppo
dal gruppo dal comitato promotore di cui Roberto fa parte, è un passo avanti importante, che è un passo appunto verso una conciliazione che è stato fatto. Insomma, non mi sembra differente. Sentiamo Roberto, se è ritornato dal bagno. È lunga, si vede. Ma Stefano c'è, scusate. No. Stefano. Adesso provo a vedere. Ma questa l'ho pensato anche una cosa. Questa è giusto una riflessione che mi è venuta in mente quando parlavi tu, Gianni. Cioè, non è possibile anche che Mario Staderini, un po' la prima volta quando si era presentato dall'associazione al progetto di TV Radicale, quando siamo stati presenti al comitato, ti ricordi? Ecco, magari non era ancora qualcosa di concreto, nel senso, adesso ci sono molti più contenuti. Ci sono molte più associazioni che sono entrate a far parte dell'archivio, quindi magari, non lo so, adesso che è diventata qualcosa di consistente, si è mosso per questo. Però è strategica la cosa di farla prima, la telefonata... Diciamo che la mossa di sollevare la questione tre giorni prima significa scompaginare un po' tutte le carte, destrutturizzare un po' quello che... qualche altro si è pigliato gli attacchi di colite. chi è che si è preso la cosa? No, non ti può dire, siamo in diretta. Vabbè, detto, scusa, è palente, è evidente. No, però scusa. Rieccomi. Giovanni, riflettici. Sai cosa ti sei perso, Roberto? Che mi sono perso? Ha avuto degli effetti questa cosa di Staderini, degli effetti psicosomatici devastanti. Non fossi in fabula. Vabbè, Ma no, adesso dovete dirmi che è successo. No, lascia stare. No, ci sarà la registrazione. Stavamo parlando di consultare un medico. Stavamo degenerando. Stavamo parlando del fatto che il fatto che Staderini è venuto a dirci quelle cose a tre giorni è anche un po' strategico, perché se vuoi scompaginare le carte... E c'è riuscito, io stavo osservando proprio che questa cosa poi ha causato che qualcuno non ha dormito, altri hanno avuto attacchi di colite, e tre giorni di merda. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Vabbè, la nightline. Certo, devi intervenire tu adesso perché sei l'unico che ancora non ha parlato. Ma ragazzi, io come sapete ero molto teso, lo sono ancora per certi versi. Mi ha molto rilassato. Mi ha molto rilassato, perché mi sono tolto un peso aver scritto quella lettera a Marco. E spero che ne abbiate compreso il significato. Per me è molto importante in termini di dialogo, e spero che sortisca questo effetto sostanzialmente. E spero che Marco capisca che noi siamo semplicemente dei attraverso quella scusa, che scusa Roberto, tu dicevi, siccome prima era al bagno, no, dare un contributo al partito, noi stiamo facendo un congresso online, dobbiamo capitalizzare questo know-how, perché stiamo riuscendo a fare ciò che il partito non riesce a fare da 10 anni. Va bene, comunque quello che volevo dire è questo, cioè una delle, per quello che conosco io, per quanto conosco io la comunicazione attraverso il web, una delle chiavi di volta è proprio il far apparire, in questo caso sulle web tv, ma in generale per tutti i videoblogger, coloro che fanno produzione audio video su internet attraverso YouTube, che è una web tv on demand di fatto, così come Radio Radicale ha almeno 3 web tv già al momento, cioè radioradicale.tv, Fai Notizia col canale video, e il canale normale di Radio Radicale, quello istituzionale, sono World TV on demand. Chiaramente la nostra mission è totalmente diversa. Quello che buca per i videoblogger e che segna la soluzione di continuità rispetto ai canoni classici della comunicazione multimediale in rete è che noi siamo facce nuove, questo è il punto, e quindi siamo in grado di bucare lo schermo
e di liberare la scimmia che è in noi. Appunto, questo era il senso del primo spot che feci nel luglio del 2010. Oggi nella mia relazione io ho parlato proprio dello slogan utilizzato, cioè vedere, ascoltare, parlare, che è l'anello mancante della comunicazione. Quando la comunicazione non è solo unidirezionale ma è bidirezionale, questo anello mancante messaggio, ma diventa lui stesso attore, protagonista, interprete di quel messaggio, perché col suo contributo scritto in chat o anche attraverso un intervento diretto può cambiare totalmente quello che sono il messaggio che attraverso una trasmissione in web tv sta passando, facendo mutare le emozioni, i sentimenti, le idee, tutto quanto. Quindi le facce, il motivo per cui la web tv radicale e in più in generale quello che era il progetto originario, quello dell'open party, su cui mi sono un po' soffermato anche nella relazione, era proprio questo: far passare la diversità radicale anche qui, che sta proprio anche nel militante di periferia, in chi come Giovanni, come Gianni, come Marco, come me, come Luigi, vive la realtà radicale in periferia. È come avere un tavolo sempre aperto, sostanzialmente, in cui la comunicazione è bidirezionale, esattamente come quando qualcuno che passa per strada si ferma al tavolo e cerca e noi si cerca di dialogare con la persona. Quindi, che dire, sono molto più rilassato perché ritengo di essermi tolto un bel peso da sopra lo stomaco, perché so che c'è stato qualcuno. Oggi mi sono arrivati due messaggi su Facebook che mi dicevano che io avevo sottratto il dominio tvradicale.it ai radicali. E questa è stata la goccia che l'ha fatto traboccare il vaso, per cui ho deciso di scrivere quel messaggio, quella lettera, anzi. E Panella la leggerà sicuramente. È una lettera estremamente schietta. E, come avete notato, è anche dura per certi versi, però quando si dialoga il non violento, questo me l'ha insegnato Pannella, fa così, altrimenti che dialogo è? Sì, io sono d'accordissimo, mi è piaciuta tantissimo la lettera che hai inviato, ha confermato le tue attitudini morali, emotive, politiche, che di intelletto, che hai dimostrato anche facendo quella proposta di vendere il dominio a un euro. Sì, però speriamo che si abbiano risposte, perché noi possiamo scrivere a Pannella tutte le lettere, le mail, fare tutti gli appelli a Staderini, a chi ci pare, però se qui continuano a snobbarci, insomma, come dicevi tu, la comunicazione a due, continuiamo a guardarci l'ombelico in questo senso. Beh, alla, guarda, fine, Giovanni, alla fine è lo scotto che hanno sempre pagato. Scusa Roberto, sì. Relativamente, perché guarda, io credo che da domenica, dove cavolo è andato settembre? 11, da domenica 18 continuerà una leggera euforia. Da domenica 18 ci sarà la rubrica Boliamo le mafie, ci sarà la rubrica sull'amianto, ci sarà qui Calabria, qui Messina, qui Catania, qui Palermo, qui Milano. Cioè, non ne vedo grossissime difficoltà davanti a noi. Semmai ci potrà essere magari un'opera. Cioè, forse dovremmo rinunciare, non lo so, all'intervista a qualche big, e pazienza, però la mission nostra non è quella di rincorrere i big, perché i big hanno già il loro spazio anche notevole su Radio Radicale, va bene così. Noi dobbiamo dare spazio alle piccole realtà radicali, dove ci sono proprio ai punti di riferimento. Per esempio, noi ne abbiamo sentiti alcuni, ne dobbiamo sentire tanti altri. E se poi loro non vorranno avere a che fare con TV radicale, pazienza, ma c'è veramente tanto di quel lavoro da fare. Magari potessimo aggregare 50-60 persone a fare giornalismo partecipativo, se giornalismo lo vogliamo chiamare, e riempire un palinsesto non soltanto domenicale, ma anche di lunedì, di martedì, di mercoledì. Perché vedi, se tu ti vai a scorrere veramente l'archivio, cioè noi con pochissimo, noi abbiamo avuto un bilancio a pareggio 500 euro e siamo proprietari di una telecamera, insomma. Ah, fra le altre cose annuncio che io e Riccardo ne abbiamo comprato una un po' buona con l'ingresso microfono, abbiamo comprato anche un microfono wireless,
che invidia, che invidia, che invidia. Delle cose, diciamo, dal punto di vista tecnico, alta tecnologia. Mettiamo a disposizione, la mettiamo a disposizione, però dico, con i nostri pochi mezzi noi siamo riusciti a fare cose che altri se lo sognano. Ma perché ci siamo riusciti? Perché siamo speciali? No. Perché abbiamo delle qualità particolari? No. Oh, finalmente, bravo Marco, così. Abbiamo una qualità che è difficilissima da trovare, la passione. Poi può metterci vicino questa che è radicale, ma oh, poteva essere pure una passione di estrema destra, per fortuna loro non ce l'hanno. No, dico, no, ma no, no, ma lascia stare, ma qui non, si va oltre il discorso del radicale. Quello che noi siamo riusciti a fare è un qualche cosa che tanti altri non ci riescono perché ci mettiamo la passione. E in più ribadisco, questo discorso di aver organizzato oggi questo congresso che dal punto di vista tecnico è andato bene. Abbiamo già testato tutto quello che è necessario durante la settimana con un valore aggiunto, la possibilità di fare dibattito generale infinito in scritto e in audio video. Quello che abbiamo preparato per domenica prossima e quindi l'elezione, un congresso completamente online. Cioè, quando l'associazione Coscione l'ha fatto, cioè a parte che hanno speso, diciamo, bei soldini, che sono trovati in difficoltà proprio da questo punto di vista per farlo, cioè, ma loro hanno avuto molte più difficoltà di noi e non ci sono poi completamente e totalmente riusciti. E da molti anni si parla proprio in seno a radicali italiani che non riusciamo più a dare quella chiave online. Noi oggi stiamo dimostrando che è possibile. Chi sta facendo tutto questo? Questa caccolina, se così vogliamo chiamarla, di TV radicale, e poi dopo ci vengono questi qui a rompere i coglioni che non ci dobbiamo chiamare radicali. Cioè, insomma, scusate. No, io sono convinto di come, diciamo, di come gli strumenti che stiamo testando si dimostrino efficaci, e lo sono stati anche in passato. No, io ad esempio, noi, io penso che il fatto che Radio Radicale abbia creato la sua TV sia un po', anzi un po', più di un po', conseguenza di quello che è stato il lavoro fatto da Roberto con la lista Bonino Pannella. Quindi penso che questa... Ma poi se vi andaste a... Ma no, ma poi... Non ho capito, Marco. Perché è stata una precipitazione, nel senso si sono precipitati a fare sta cosa e si sono... Ma sì, ma l'avrebbero fatta fra chissà quanto tempo. Allora, se vi andate a rileggere, non so, quelle che sono state le relazioni dopo l'esperienza con la lista Bonino-Pannella, alle regionali e per quanto riguarda in particolare la Bonino nel Lazio, allora, le relazioni di Diego Galli e le relazioni degli strumenti che erano stati utilizzati in quel periodo prevedono per il partito l'utilizzo di quello che in parte noi stiamo realizzando e che loro ad oggi non sono riusciti a realizzare. Cioè loro, pur essendo coscienti dell'utilità di avere dei mezzi a disposizione che coinvolgano le associazioni, che coinvolgano gli iscritti, che coinvolgano il pubblico generalista, pur essendo coscienti di questi, in parte hanno soltanto realizzato quelle che erano le loro prospettive. Quindi il lavoro che noi stiamo facendo non fa altro che anticipare anche e anzi stimolare quelli che saranno i futuri strumenti poi adottati dai radicali. Dobbiamo fare concorrenza proprio su questo. Questa sarebbe una concorrenza positiva che può servire veramente da stimolo a tutta l'area. Magari vedi, ecco, Rientro Dolce hanno fatto anche loro un congresso online. Io purtroppo non ho avuto il tempo nemmeno di seguirlo, però con procedure credo un po' diverse rispetto alle nostre, perché il valore aggiunto che ci abbiamo messo noi era proprio la sicurezza, no? La sicurezza che non ci fossero guastatori e tutti i rischi in esse connessi. E questo può essere veramente il viatico per fare in modo che altre associazioni radicali percorrano la stessa strada.
Poi il rischio è anche quello che sai, online, quando tu decidi di partire, andare a Chianciano, allora magari in sala sei un po' più presente, perché poi quando vai a Chianciano, ti fai tutti quei chilometri e dici, beh, che faccio, sono venuto fino a qua, sto in sala, ascolto tutti gli interventi. Magari online c'è una dispersione d'attenzione, però è una questione di pratica, d'abitudine, insistendo fra altri 2, 3, 4 congressi o magari con l'esperienza di altre associazioni, poi diventa un'abitudine fare il congresso e inchiodarsi davanti al computer come se fossi nella sala di Chianciano. No, ma quello che noi ad esempio non abbiamo sperimentato è mettere a disposizione tutta questa organizzazione, tutti questi mezzi per fare delle singole lotte politiche, oltre che dare spazio alle realtà locali, individuali ed associative. Ed è un po' questo anche il motivo per cui io, pur non essendo d'accordo sulla richiesta di cambiamento del nome, sulla risposta che noi abbiamo dato, comunque ci sono e continuo ad esserci, perché ho fiducia nella giustezza della strada intrapresa. Poi riguardo alla possibile mozione, a quello che potremmo cambiare con la mozione o influenzare, teniamo conto, cioè rendiamoci conto che oramai la strada intrapresa è questa, ed è difficile che si possa tornare indietro, anche perché la modifica allo statuto si può presentare entro mezzanotte di venerdì, ed è nello statuto che è inserito il nome dell'associazione. Certo. Quindi il nome dell'associazione si decide con lo statuto, non con la mozione. Con la mozione puoi dare un indirizzo politico all'associazione. Verissimo, quello che stai dicendo è verissimo. Certo. Comunque scusate ragazzi, io me ne vado a dormire che ogni mattina mi devo svegliare molto. Io anche ragazzi. Anch'io. No, perché se non le fai i conti domani ai clienti. Un casino, veramente. Comunque. È stato un piacere. Io poi a Giovanni, io sono cosciente che non si può affrontare singolarmente in congresso o in altre occasioni, cioè non si può affrontare la lotta politica singolarmente, ma però è quello che ci accingiamo a fare accettando l'esclusione che ci viene. Che ci viene obbligata da Staderini. Quindi noi subiamo questa esclusione che ci permette di andare a incidere su quello che può essere Radicali Italiani un indomani. Ecco perché io propongo di, in un modo o nell'altro, e magari in futuro, di uscire fuori in qualche modo da questa situazione, per poter essere prima di tutto noi incisivi. E io credo che quello che dice Marco può anche essere vero, che da domenica ci sarà una leggera euforia o chissà quante e quali belle trasmissioni, però io non credo che sarà più come prima, non lo credo. Spero di no, ma... vedremo, questa è una cosa tutta quanta da sperimentare, provare. E comunque mi adopero affinché le cose vadano bene, questo sia chiaro. Certo, ma pure io quello ci mancherebbe. Due comunicazioni di servizio, anzi, due comunicazioni di servizio e una mozione d'ordine. Riccardo prima di tutto ci saluta perché molto banalmente va a dormire. Ciao! Io ciao! Perché domani si lavora e... Allora, io volevo pregare a Roberto di aggiornare la scritta scorrevole e di mettere che i lavori congressuali riprenderanno domenica prossima con la data alle ore 17. Poi volevo avere il vostro assenso per convocare una riunione domani, perché dobbiamo incominciare ad organizzarci per quanto riguarda la mozione del comitato promotore. Il comitato promotore non ha bisogno di raccogliere le firme per la mozione, posto che comunque chi vuole presentare una mozione, le firme ce ne vogliono poche, un quinto dei congressisti se sono 21 significa 5 firme, insomma. Sì, no, comunque, di meno. Un quinto, 4. Sì, 4 firme addirittura. 4 più un nome senza cognome. Infatti. Quindi
se voi siete d'accordo, perché io poi martedì avrei dei problemi. No, no, ma durante la settimana, poi in effetti, ora che ci penso, è vero no, che. No, ma è bene farla domani questa riunione, Marco. Sì, facciamola domani, perché questo poi può essere. Domani è difficile che magari uscirà fuori la mozione, però ci organizziamo per tutto il resto. Dobbiamo dare un'occhiata all'ordine dei lavori per vedere gli adempimenti, quelli a cui dobbiamo prestare particolare cura. Noi su questo siamo stati molto rigorosi. Io non finirò mai di ringraziare Donato, che è stato veramente preciso in tutte quante sì, le cose. È vero. E non lo so, se siete d'accordo, domani si potrebbe fare al solito orario, tipo 20:30. Sì, ha giudicato le 20:30. Ragazzi, io posso assistere? Assolutamente, puoi partecipare. Partecipare. Beh, fai parte ormai, sei un socio costituente, quindi ti abbiamo coinvolto, quindi la mascotte. Lo diremo anche a Stefano Russo, se vorrà partecipare parteciperà anche Stefano. Allora, okay, grazie, è stabilito così per domani sera alle 20:30. Roberto, guarda, se puoi cantare la scritta scorrevole a beneficio. Sì, lo farò subito dopo la fine della trasmissione. Poi quando è la possibilità, io metterei come pilota automatico, farei scorrere per tutta la settimana sia i lavori congressuali, sia la ripresa, sia questa diciamo incontro informale, questa tavola rotonda post congressuale. Già sta andando la prima parte del congresso, adesso manteneremo anche la seconda e questa terza parte di tavola rotonda. Okay. Allora, c'è qualche altro che vuole intervenire? Altrimenti noi stiamo andando avanti già da un'ora, quindi abbiamo sviscerato tante cose. Siamo partiti, voglio dire, un po' dal dato politico importante, che è questo problema sul nome, per finire invece alla discussione vera, quella che è, che è importante davvero, che è il futuro e la visione di questa associazione, dove si va ad inserire. L'intervento di Luca Nicotra è da riascoltare davvero, anzi, se poi Roberto, in settimana tu riesci a inserirli nel sito, ci vuole un po' di tempo per inserirli in blocco. Se devo In blocco, no, senza scomporli. Perché allora, in blocco, entro domani sarà fatto. In blocco, sì, perché anche in blocco, no? Cioè, se tu poi dopo su YouTube vai verso, verso la fine, ti becchi l'intervento che ti interessa, te lo carica da quel punto in poi YouTube ti dà possibilità. Perché, oppure magari su certo solo che ci vuole tempo per far tutto questo post, si può fare, sì. Va bene, io direi di chiudere qui questa tavola rotonda. Ringraziamo le 14 persone che finora ci hanno seguito questa lunga diretta cominciata alle 5 di questo pomeriggio. Salutiamo Marco Marchese, che ha ottimamente presieduto il congresso costitutivo dell'Associazione Radicale Telematica TV Radicale. Di presidenza, salutiamo Giovanni Tateo, che è intervenuto dando il suo importante contributo in questa tavola rotonda. L'appuntamento con la diretta live streaming è per domenica prossima alle ore 15. Salutiamo tutti i web spettatori di TV Radicale e alla prossima. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.